Buonasera signori, ci sentite o volete che usiamo il microfono? Ci sentite a voce normale? O così, come preferite? Facciamo così. Allora, buonasera, benvenuti alla presentazione di La voce dei padri di Alberto Trentin, che molti di voi conosceranno. Per Samuele Editore, l'editore che ha pubblicato questo volume, è la prima volta qui a Treviso e ci diciamo ovviamente onorati di essere ospitati in questo spazio della UBIC. Presentare un libro di poesia è sempre molto problematico, è molto complesso parlare di un libro di poesia, perché la poesia è un prodotto di nicchia, un prodotto estremamente particolare, perché un romanzo si può dire di che cosa parla. Un romanzo può essere un romanzo d'amore, un romanzo nero, un romanzo rosa. Il teatro, un atto teatrale, può essere un dramma, una tragedia. Un libro di poesia invece è di difficile collocazione. Non si può dire che sia un libro d'amore, perché non è solo quello, anche se lo è. Non si può dire che è un libro sulla vita, perché tutti i libri di poesia parlano della vita. Non si può dire che sia un libro sul tempo, sulla memoria, perché comunque sono tutti elementi in tutti i libri di poesia, quando sono tali, presenti. Così questo volume di Alberto Trentin è di difficilissima collocazione, perché ha un ventaglio talmente ampio che non si può dire che sia un libro d'amore, non si può dire che sia un libro sul territorio, non si può dire che sia un libro sulla vita, perché è tutto questo insieme e molto altro ancora. Per cui se io dovessi, come in effetti devo fare, introdurvi a questo volume, dovrei riferirmi innanzitutto ad Andrea Zanzotto, autore che in questo territorio ha rappresentato un caposaldo, ha rappresentato diciamo un prima e un dopo la poesia. Gianmario Villalta nella rassegna Notturni diversi, che è una fiera letteraria a Portogruaro, quest'anno ha parlato di padri letterari nelle persone di De Angelis e di Buffoni, ma non di Zanzotto. Di Zanzotto ha parlato di uno zio letterario, cioè una figura che è di difficile riferimento per i giovani. Giovani che in questo momento dai 30 ai 40 anni stanno cominciando a scrivere in maniera lodevole, in maniera molto bella, in maniera con una qualità che prima era quasi impensabile. La voce dei padri rappresenta una sorta di confutazione di questa ipotesi, perché Zanzotto viene preso e viene capito, viene somatizzato in questo volume. In questo volume si parla di territorio, si parla di memoria, si parla di nome, di parola, si nomina qualche cosa, si nomina un oggetto, si nomina Treviso nel senso di possedere, nel senso di comprendere, nel senso di conoscere. Ho parlato di memoria. Uno dei due elementi è la memoria di questo volume. L'altro elemento costitutivo è il perdono. La voce dei padri, che poi Alberto ci spiegherà perché ha questo titolo, parla di memoria e di perdono. Ha una religiosità molto forte, molto intrinseca a questo volume. Il perdono è sempre perdono per una colpa. Una religiosità nonostante il termine, la parola Dio venga sottolineata una sola volta e con la D minuscola. Perché? Perché si parla di una religiosità sociale, una religiosità dell'essere in questo territorio, ma non più come una volta. Questo volume chiede perdono a ciò che è cambiato. Io adesso, senza voler prendere spazi all'autore che leggerà molto meglio di lei, io sono un pessimo lettore, ho preso qualche riferimento giusto per farvi capire perché si parla di territorio, perché si parla di perdono e come si parla di questi elementi. Faccio riferimento alla poesia iniziale, Infanzia, che parla del territorio, parla di Treviso, della questa zona natale per l'autore. Ora le notizie, paese morto, scorrono nell'oscenità. Con te ogni rapporto è perduto, nessuno sa ormai come il vero sfinisce, dove per meno si abbatte un pensiero confuso di conoscenza. Manchi luogo sereno, dove sospira la differenza. Vi è un disagio, vi è un combattimento, tra virgolette, con questo territorio, che viene ripreso
Questo volume ha grandissime riprese, sono 80 pagine se non ricordo male, che però fanno riferimento a se stesse. Qua vi ho letto un frammento da infanzia, pagina 19. Volendo saltare, arrivare a pagina 40, quindi veramente un periodo dopo, nella poesia d'Evito, parlando sempre del territorio, Alberto dice: «I pomeriggi di queste mie parti sono duri, secchi, quasi ostili. Non so come schermino gli oltraggi, se a me basta un gemito di traccia che si apre confusamente la sera». Quindi una sorta di difficoltà, di attrito con il territorio che viene comunque ripercorso, come nella poesia pagina 19. «Ora, di tutte le eccezioni subite, ne tengo pochissime, le più miti, e a malapena, perché ho terrore che il formidabile sole si scopra e squaderni l'odioso timore che provo a pretendere pace, a pretendere pace». Una sottolineatura di questa difficoltà con il territorio. «Da quanti hanno detto parole per le quali non avevano voce». La parola è il culmine di questo volume, è il quid al quale tutto il volume gira attorno. Perché? Perché la parola è lo strumento per il nominare, per il possedere. La parola serve a ricordare, la parola serve a descrivere, la parola serve a conoscere, ma soprattutto nel poeta, ed Alberto Trentini lo è e mi piace dirlo soprattutto perché l'ho pubblicato, nel poeta è strumento attivo di costruzione della realtà. Perché la poesia costruisce sempre qualcosa su ciò che va a descrivere, su ciò che va a dire, a nominare. Un altro elemento per descrivere questo territorio difficile che viene ricordato, si parlava di, nella prima poesia, paese immoto e silenzioso, più non conosco le tue vene, più non conosco qualcosa che si è perduto. Questo qualcosa che è stato perduto, che in qualche modo ha creato la colpa proprio per il cambiamento, per la modificazione di questo paesaggio, di questa storia, di questo status quo che non è più, ha creato un concetto molto forte in questo volume, il concetto di linea. La linea è qualcosa, ma in maniera molto semplice, che definisce un prima e un dopo, fisicamente proprio, geograficamente. Io mi sono sottolineato sostanzialmente tre punti fondamentali che parlano della linea per far capire come si modifica, perché questo libro è un racconto. È un racconto che non è pari dall'inizio alla fine, ma narra una storia di crescita dell'autore. Vi riferirò solamente il numero di pagine per farvi capire la distanza di questi testi. A pagina 38. «Oltre la linea venni rinchiuso, e così recluso dalle cose del mondo. Dentro ad essi persi la mia virtù». Una poesia che parla di reclusione, di perdita, oltre la linea. A pagina 68 il verso dice: «C'è chi guarda oltre la linea». E a pagina 73, siamo alla fine del volume, «Oltre la linea, dove un giorno ci ritroveremo o altrove, il nostro comune silenzio rapprenderà la voce». Quindi un cambiamento, un perdono che è diventato speranza. La colpa, il cambiamento del territorio, il cambiamento dello status quo, dell'infanzia, infanzia è il titolo della prima poesia di questo libro, viene superato. «Oltre la linea, dove un giorno ci ritroveremo, il nostro comune silenzio rapprenderà la voce». Comunque questo rapprendere parla di grumo, significa qualcosa che è denso, qualcosa che è molto complesso, che è concentrato, però è andato oltre la linea. Vi sono poi altri riferimenti interni, come ad esempio le donne di strada. Mi sono sottolineato sostanzialmente due poesie per far capire che vi è anche una sorta di mitologia interna a questo libro, di figure che ritornano, figure importanti. La poesia di versione dice: «Nel bagliore danzarono le donne di strada». E una decina di pagine dopo: «Danzando le donne di strada e i compagni che avevano paura, così il tempo si fece durata».
Il tempo si fece durata, oltre la linea il silenzio rapprenderà la voce, in qualche modo salverà, diventerà salvifico. Questo disagio con il territorio che bene poi definisce Franca Bacchiega, di cui ci onoriamo, lui come autore, io come editore ovviamente, perché è anche un piacere per l'editore avere certe prefazioni, Franca Bacchiega sottolinea molto bene, avrei dovuto leggerlo prima, mi sono dimenticato, questo disagio, dice, nell'insieme energia e dolcezza, voluttà e disagio, rimproveri e sofismi, sembrano essere le caratteristiche della sua poesia ad una prima lettura. Perché subito dopo, ad una lettura più approfondita, si scopre altro. Si avverte intanto che le opposizioni diventano intesa. L'amore, anche se non, o proprio perché non, felice, cambia in conoscenza. Quindi acquista forza e verità dentro il gioco esplosivo delle acrobazie della parola che incanta allora senza smagare. L'amore è un altro elemento fondamentale di questo libro, non è l'elemento preponderante. Gli elementi preponderanti sono la linea, la parola, la memoria che troviamo in moltissimi riferimenti, quale ad esempio la riga è un burattino che inchioda l'asse della nostra comune memoria. Una memoria che ritorna, risulta la pena più grave nel perdono delle brevi memorie. Una memoria che è un ritornare a ciò che è stato e che si è perduto, che ha creato la colpa e la necessità del perdono. Ma in tutto questo, in questo disagio profondo, in questo disagio fortissimo dell'autore con il territorio, con la vita in questo luogo, ora, che non è più ciò che era un tempo, vi è un elemento, l'amore, che in qualche modo salva, ma non salva completamente. L'amore è sollievo, è palliativo a questa vita. Una cosa molto invidiabile, tra l'altro, avere un amore del genere. Mi sono fatto sottolineare alcuni testi che sono personalmente quelli che apprezzo di più per capire anche io stesso perché questo amore in qualche modo si oppone a un disagio sociale, a questo disagio di essere qui ora con questa vita così dura, così spinosa. A pagina 43 dice: ecco allora, amata, la risorsa. Ciò che ho è totale indignazione, con cui prescrivo una ricetta civile che ti incappucci il volto, a cui da giorni ormai in viso nessun lamento dà più ascolto. Altre in un'altra, che ecco, questa qui la leggerà anche Alberto più tardi, quindi non ve la leggerò tutta. Alcuni pezzi. Darti un nome, femmina mia, sarebbe stato facile leggerlo il modo di ricordarti sempre, quindi sempre questa memoria fortissima anche in questo amore. Se mentre ridevi mostravi il segno delle tue perdute lingue degli amanti antichi, quelli che nessuna corda tratteneva al suolo di un girare attorno. E conclude: anche in queste peregrinazioni tra paradiso, luce e cieco inferno, la mia cocciuta lingua dà a vedere cosa assolvere e quanto maledire. Quindi non una dimenticanza di questo disagio, non una dimenticanza delle problematiche della vita, però un sollievo che si adagia su questo amore, su questa donna amata.